Siamo partiti ieri con lo sgomento, piano piano la città, i volontari, il comune, la gente comune si sta capendo qual è la situazione, cioè una situazione davvero difficile, e comincia a capire le esigenze che ha, le vere esigenze che ha, e quindi noi siamo l'interfaccia di chi ha bisogno. Devo dire che l'amministrazione, i volontari, il sistema di protezione civile ha in un giorno solo messo in piedi 5 punti di raccolta delle persone, li abbiamo messo a sedere, a dormire, al riparo 1200 persone stanotte, bambini da una parte, anziani dall'altra, abbiamo sostenuto anche le famiglie che arrivavano con molte difficoltà. Io credo che tutto questo voglia dire un grande sistema di solidarietà e di solidità del sistema sociale, che sicuramente ci darà una mano anche nei prossimi giorni. Beh, il centro storico è veramente danneggiato, e poi purtroppo incominciamo adesso a capire anche la qualità e la quantità dei danni, perché abbiamo fuori adesso i gruppi che vanno a verificare i danni, e quindi capiamo il dramma e la profondità del sisma che ci ha colpito. Nei prossimi giorni sicuramente avremo il punto di situazione più preciso. In teoria mezzo litro sarebbe l'ideale, perché quelli ce lo portano anche sulle brande, perché no, è meglio da mezzo litro, perché siccome per adesso non c'è ancora il riflettore, quindi non si mettono a sedere, in branda diventa difficile il bicchiere, quindi io utilizzerei il mezzo litro. Va bene, dal punto di vista sanitario, e soprattutto sanitario come ANPAS, una volta definita la dislocazione della nostra colonna mobile nazionale, che sarà in una piazza molto vicina, adiacente al centro del paese, metteremo in piedi una struttura di uno studio medico con relativa sala d'attesa a disposizione della struttura dell'ASL locale, per poter effettuare i prelievi la mattina, che si prevede all'incirca 200-250 passaggi tutte le mattine, e a seguire verrà fatta l'attività di guardia medica, che nei primi giorni non è soltanto notturna ma anche diurna, in alternanza ovviamente con la presenza del pediatra per seguire i bambini. Stiamo attivando anche il servizio psicosociale, ovviamente, che è particolarmente importante in questi momenti, vista ovviamente la paura che regna in questo momento. E particolarmente, lo voglio sottolineare, fantastica la disponibilità, il calore umano di tutte le persone che intervengono in questo momento, in queste occasioni. Fatemi dire che anche in questa occasione l'efficienza di ANPAS nell'essere pronti e attivi nel mettere in piedi strutture campali ha avuto la sua dimostrazione, anche il suo riscontro dal punto di vista delle autorità locali.